Quando vuoi. La mostra da Matera a Pompei è un viaggio nella bellezza e mette a confronto due civiltà, due mondi, benché lontani nel tempo e nello spazio, ma attraverso la figura femminile, quindi la donna, il culto della donna, la bellezza, mette in evidenza e paragona come i gioielli, i monili, i suppelletti, gli amuleti confrontano due civiltà importanti. I preziosi della Basilicata e quindi a confronto con quelli della visione di Pompei. E attraverso i preziosi esposti nelle vetrine vediamo come la donna nel tempo rappresenta insomma, un culto dedicato alla bellezza ed è possibile visitare attraverso la mostra, partendo dall'età preistorica, ad arrivare all'età della Magna Grecia fino a Roma, come si è evoluta anche la manifattura di questi gioielli, come dal bronzo, agli argenti, all'oro e quanto sia importante insomma, questo culto della bellezza sin dal passato. La donna che ha un ruolo centrale nelle civiltà, la donna che appartiene a ranghi sociali importanti e non solo dal punto di vista della vita sociale, quotidiana, ma soprattutto messo in evidenza nella mostra anche il culto legato al tema della morte. La morte è intesa che anche la donna che si viene accompagnata insomma, nell'aldilà viene ornata di suppelletti sia nella sepoltura e anche per quanto riguarda Pompei abbiamo questa immagine di questa adolescente che è stata rinchiusa durante lo scavo, ornata di gioielli.